Un brutto episodio si è verificato nel corso della gara infrasettimanale dell'Ovidiana Sulmona contro il Fossacesia. Il centrocampista Osvaldo Morelli è uscito in barella ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Sulmona a causa della rottura del tendine. Il calciatore, entrato all'undicesimo della ripresa al posto di Scutti, intorno alla mezz'ora, si trovava distante dalla fase di gioco e mentre agiva in mezzo al campo si è improvvisamente rotto il tendine, accasciandosi a terra per i forti dolori. Osvaldo in settimana stava curando anche proprio al tendine, che ci aveva un po' infiammato, ci aveva un po' pesante sinceramente. Si è allenato normale, però sempre differenziato. Oggi gli ho chiesto se la sentiva, forse a mezz'oretta, perché comunque sia mi serviva esperienza in mezzo al campo, e l'ho messo in mezzo al campo e all'improvviso ho sentito proprio uno scrocco dietro la gamba. Io pensavo che avevano menato sinceramente, poi si è girato lui guardando la caviglia e si è buttato a terra piangendo e si è reso conto che si è fatto male seriamente. Osvaldo Morelli, dopo il grave infortunio, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma i tempi per il recupero sicuramente non saranno brevi. Dopo il prezioso contributo fornito alla squadra nella scorsa stagione ed in particolare nella finale play-out contro il Sant'Anna, procurandosi e realizzando il rigore nel secondo tempo supplementare, Morelli è tornato a Sulmona dalla gara con l'Atletica Laggiano del 24 novembre scorso. Si tratta adesso di un'assenza importante, insieme a quella di Valerio Coletti, infortunatosi al crociato nel derby Uniores Ovidiana Sulmona Nerostellati, disputato il 16 dicembre. La squadra intanto ha messo un altro tassello importante al campionato, vincendo anche la gara sofferta di mercoledì contro il Fossacesia. È stata una partita soffertissima, primo tempo e secondo tempo, però le squadre forti sono capaci anche a soffrire e abbiamo dimostrato che soffrendo abbiamo portato a casa la vittoria. Ciò significa che stiamo lavorando bene, ciò significa che abbiamo preparato la partita. In questo modo noi sapevamo che ci venivano a prendere a centrocampo forte, non ci facevano giocare e poi come recuperavamo palla la buttavano sotto. Hanno fatto penso 50-60 lanci da dietro per buttarci la palla oltre la linea della difesa. Siamo stati bravi a mantenerli. Abbiamo sbagliato una cosa al gol, abbiamo sbagliato un'uscita, poi però abbiamo rimesso la partita sulla nostra carreggiata. E adesso più 9 dalla terza posizione. Sì, più 9 dalla terza posizione, dobbiamo continuare a vincere, come ho detto le altre volte, come continuo a dire sempre, ci alleniamo per questo, la società non mi ha detto di vincere tutte le partite, noi ci proviamo perché la rosa ha le qualità per farlo e quindi noi dobbiamo giocare tutte le partite per vincerle. Poi se come oggi è una partita maschia ci può stare qualche incalippo, però vedi, riesci a vincere lo stesso, tutto di guadagnato.